L'ente di gestione dei Sacri Monti ha partecipato al bando per il restauro e il riuso del percorso devozionale e della composizione botanica del Sacro Monte d'Europa, un progetto che ha come principale obiettivo il riordino del giardino storico delle cappelle raffiguranti la vita di Maria Vergine. Le cappelle infatti dovevano essere connesse l'una all'altra da un rapporto visuale anche a lunga distanza. Unitamente a ciò, il progetto ha come obiettivo anche il riordino dei flussi delle acque meteoriche. Il progetto si arricchisce di infrastrutture come l'illuminazione degli interni delle cappelle, l'eliminazione di impianti telefonici e aerei, l'attivazione di un'efficace videosorveglianza ed il riordino della cartellonistica. Il Sacro Monte d'Europa, sottolinea il vice sindaco Giacomo Moscarola, è inserito nel quadro del sito seriale UNESCO, che comprende 9 complessi monumentali uniti da una simbologia e da un significato. L'intera area risulta meta di alcune centinaia di migliaia di persone all'anno, con un flusso turistico quasi ininterrotto nelle stagioni, attirate dai temi religiosi e dalle molteplici possibilità sportive ed escursionistiche. È il primo progetto organico volto a ricostruire una visione unitaria del percorso sacro della Madonna, in grado di cambiare il paesaggio complessivo del giardino storico, riportandolo all'idea originaria, che purtroppo non è mai stata realizzata.